Io sono pensionata, pensionata, pago il mutuo e mi arrivano queste bollette. Mi dice lei come faccio ad andare avanti? Tutto bene? Tutto a posto. Ascani, buongiorno. Diciamo che qui vedo tutto in ordine, vuol dire che le bollette non sono ancora arrivate. Un aumento di questo tipo è devastante. E PD che fa? PD ha delle proposte molto serie, un tetto al prezzo dell'energia che preveda un prezzo calmierato anche a livello nazionale, intervenendo sul costo del kilowattora, poi naturalmente un tetto del gas a livello europeo. Energia. A rischio 120.000 imprese e 370.000 posti di lavoro. Dottor Sbraga, che cos'è bollette in vetrina? Noi stiamo mandando questa cornice alle imprese dove dovranno incollare le bollette dell'anno scorso, ad esempio luglio 2021, e la bolletta di quest'anno, luglio 2022. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca. Le famiglie soffrono e anche le imprese annunciano addirittura chiusure. E sicuramente il tema delle bollette è la prima urgenza del nuovo governo. Italgas. È andato a Lucca, dove un gruppo di ristoratori, in segno di protesta, ha deciso di affiggere la bolletta all'ingresso dei propri ristoranti per far vedere la bolletta di un anno fa e la bolletta di oggi. Marcello, ce la leggi tu? Ecco qua. Ecco qua Simona, buongiorno da Piazza Anfiteatro, buongiorno da Lucca. Siamo davanti a un ristorante che ha deciso di mettere proprio in mostra le cifre delle bollette. Giugno 2021, giugno 2022, 757 euro contro 1539, più del doppio, il 60% in più. Qui era giugno. Luglio invece 869, 1621 euro quest'anno. Simona, essendo poi in una zona turistica molto bella, raddoppiate, guarda la zona, queste sono le bollette della luce. Tu pensa che praticamente l'aria condizionata la si usa il giusto, anche perché si mangia prevalentemente fuori, però le cifre sono esageratamente alte e c'è la preoccupazione, abbiamo sentito il programma, sia per il gas che per la luce per la stagione che verrà, settembre, ottobre, novembre e via andare. Qua con me a rappresentare categorie di ristoratori e non solo della Lucchesia, facciamo parlare Simona. Buongiorno Simona, si avvicini per favore. E lei è la titolare del ristorante che ci ospita in questa piazza bellissima. Ma qua cosa possiamo fare? Cosa si può fare di più? Queste bollette fanno paura. Intanto io rubo delle bollette, ne vedo altre, Simona, 1800 euro. Cioè, bollette veramente esagerate per altri ristoranti. Qua abbiamo, ecco, una pasticceria, Marcello, intanto che fa... voglio chiedere, chiedi loro intanto come fanno, Simona, aspetta, in questo momento 5.000. A far fronte a questi rincari. Cioè, quali misure sono già stati costretti a prendere? Allora, non possiamo ridurre assolutamente i nostri consumi. I nostri consumi sono ridotti al minimi, quindi teniamo acceso tutto ciò che ci serve esclusivamente per lavorare, quindi non possiamo ridurre niente. Quello che possiamo fare è chiedere degli aiuti assolutamente urgenti, non possiamo attendere un nuovo governo, gli aiuti devono arrivare adesso, dobbiamo affrontare un inverno, non possiamo permetterci una nuova chiusura, per non chiudere noi abbiamo bisogno di aiuti. Gli aiuti sono sui tavoli, sono in discussione, possono essere quelli del credito d'imposta, non venite a parlarci di dilazioni, perché le dilazioni sono un palliativo. Quindi certo, vuol dire che non pago oggi, non ma poi niente. Pago comunque domani e il problema si ripropone. Cioè, arriviamo già da due anni di pandemia, dite voi, e quindi giustamente abbiamo già il carico di due anni di chiusura. Abbiamo dilazionato quello che potevamo dilazionare. Esatto, quindi noi dobbiamo stare aperti, lavoriamo in città d'arte, dobbiamo dare dei servizi ai nostri cittadini, ai turisti, non possiamo permetterci sicuramente di chiudere. Senta, signora Simona, però so che voi una proposta per cercare di ovviare al rincari energetici l'avevate fatta.
Noi quello che chiediamo come intervento è, può essere soltanto il credito d'imposta, cioè per avere una liquidità e avere la possibilità di tenere i nostri locali aperti, l'unica è il credito d'imposta. Anche perché, cioè, o pagate le bollette o le pagate, perché non si può fare altrimenti, perché a Lucca in città cosa non si può fare? Non si può fare sicuramente fotovoltaico, potrebbe essere una soluzione. Ecco, voi avevate chiesto di poter mettere, se non sbaglio, i pannelli sui tetti delle vostre attività in maniera tale da... Poteva essere una soluzione. E invece? Però in questo momento sovrintendenza, centri storici non ci ha permesso. E non solo, Simona, non solo centri storici, perché abbiamo anche una rappresentante che sta fuori dalle mura storiche, quindi non centro storico, comunque siamo vicini, ha una pasticceria, un bar pasticceria, con una bolletta l'abbiamo vista da 5.064 euro, a lei servirebbero alla grande i pannelli fotovoltaici, invece la risposta è? No, non li possiamo fare assolutamente, anche perché comunque abbiamo l'attività instabili che hanno un condominio, fanno parte di un condominio, quindi no, non è che è una decisione che spetta soltanto a noi, e comunque c'è la sovrintendenza che, essendo appunto in prima periferia, non ci consente questa soluzione. Quindi è sempre solo la sovrintendenza che dice no, collega, non è una questione quindi di vincoli paesaggistici. È una questione di sovrintendenza? Sì, la sovrintendenza sicuramente, poi comunque vincoli non vincoli paesaggistici? Vincoli paesaggistici, sì. Ecco Simona. Tanto se vuoi andiamo allora, a vedere altre bollette, un attimo, qua abbiamo Marcello, un 2009. Lo immagino, la situazione veramente è incandescente, però voglio tornare da Toccalina. Sentite, in questo caso anche le sovrintendenze, e non è la prima volta che noi raccontiamo qui in diretta quanto anche l'impegno e la buona volontà dei cittadini sia ostacolato poi da una burocrazia che non aiuta. Non si può in questo caso... Che Mosca mantenga questa scadenza. Ormai esporre le bollette in vetrina è la protesta silenziosa che sempre più piccoli imprenditori stanno attuando. Costi triplicati. Questo albergo di Verona pagava bollette dell'energia intorno ai 20.000 euro. Quella di luglio è di 60.000 e la possibilità di rateizzare il pagamento è una magra consolazione. Noi non abbiamo mai chiuso neanche durante il periodo Covid, quindi non ci basiamo solo sui numeri, però effettivamente un'azienda non sta in piedi se i costi diventano più alti degli introiti. A Rimini alcuni albergatori pensano ad altre possibili soluzioni, come mettere a pagamento l'aria condizionata, ma non c'è categoria produttiva che non lanci l'allarme. Se gli albergatori piangono, i ristoratori non ridono. Le persone che vengono, i consumatori, hanno lo stesso problema nostro, ovviamente non possiamo neanche permetterci di aumentare noi, rincarare i prezzi dei piatti, dei calici di vino. Una catena che inevitabilmente finisce per coinvolgere la vendita al dettaglio e il cliente finale. O qualsiasi prodotto piccolo che una produzione viene fatta, non si riesce a ribaltare i costi così elevati, dovremmo rivendere al doppio, per cui il primo effetto potrà essere che molti smetteranno di fare delle produzioni. Le risposte devono arrivare rapidamente perché le scadenze ci sono, onde scongiurare ovviamente uno sciopero fiscale. Per le imprese che consumano di più, il tessile o la ceramica, il rischio di andare in perdita è serio e a Padova hanno pensato di rivolgersi al santo patrono. Il 10% di imprese rischiano di fermarsi già a settembre e altre 2.500 rischiano la chiusura nel 2023. Per questo lunedì mattina portiamo un cero a Sant'Antonio da Padova e laicamente rappresentare una vita al lume di candela. Restiamo in tema bollette in vetrina per denunciare i rincari da record del gas, l'iniziativa dei commercianti romani, difficoltà anche a Viterbo. Gemma Giovannelli e Nazario Basili. Luglio 2021, 2.740 euro la bolletta e a parità di assorbimento di metri cubi, perché qui parliamo di gas, 6.870 euro luglio 2022. Il passo a questo punto è da 3-4 volte. Le ultime bollette del gas e dell'energia elettrica al posto dei menù in bella vista nelle vetrine e alla cassa di bar e ristoranti della capitale, affinché i clienti conoscano la situazione reale, drammatica degli esercenti, costretti ad aumentare cornetti, cappuccini e caffè. E abbiamo aumentato il caffè di 20 centesimi al banco, mentre fuori è di 1,50 euro, o ad esempio il cappuccino al banco è 1,40 euro e fuori 2,50 euro. La trovo una bella idea, soprattutto che si dovrebbe espandere in tutta Italia.
l'iniziativa Trasparenza e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. È un grido d'allarme, spiega il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. A rischio chiusura nel Lazio, dice, ci sono circa 10.000 imprese. Il caro bollette riguarda tutta la filiera, riguarda la ristorazione, ma riguarda gli alberghi, riguarda il commercio di prossimità, la grande distribuzione, la logistica. Proprio qualche giorno fa abbiamo spento tutte le luci fuori in piazza e abbiamo lavorato tendenzialmente con le candele proprio per fare una specie di protesta contro questi aumenti così esagerati delle bollette. Nella mia pizzeria. Abbiamo lottato per restare aperti e non è stato facile, anche indebitandoci. Devono fare un prezzo calmierato, trovare il modo che noi si possa sopravvivere. Adesso, siccome a primavera c'è stata una bella ripresa, pensavamo di rivedere la luce. Il prezzo del gas alle stelle rischia di bruciare la ripartenza di un settore che ha iniziato a risollevarsi solo ora dopo gli anni bui della pandemia. Ristoranti, bar, attività commerciali chiedono aiuto e lo fanno esponendo in vetrina bollette esorbitanti cresciute in breve tempo anche del 300%. È partito con un po' col mio cartello, poi dopo è esplosa e naturalmente nelle mie condizioni non è che ci sono solo io. Qui per esempio che entriamo nelle sale da pranzo, teniamo le luci spente e abbiamo anche proprio staccato l'aria condizionata. La bolletta è questa, eh? 10.000 sì, certo. Euro in confronto, sì, ma a 1.000, appunto. Ma non puoi pagare 10.000 euro la bolletta. La soluzione va trovata perché noi non possiamo aspettare nemmeno le elezioni. Lei pensa, in questo periodo, in questo mio negozio, si parlava solamente di politica, adesso si parla di bollette e di rincaro vita, ti sembra normale? La sua bolletta quanto ammonta? La mia bolletta è da 1.200 euro è passata a 4.565, adesso siamo a 10.250. Buongiorno. Come si pagano queste bollette? Io non l'ho pagata, ho fatto una richiesta di rateizzazione. Pagando questo qua io devo fare a meno di 2 dipendenti, perché i 2 dipendenti a me mi costano 83.000 euro l'anno. La corrente, se si va a questo posto qua, mi costerà 85.000 euro l'anno. Con questa iniziativa che cosa volete dire al governo? Guarda, caro governo, che noi non ce la facciamo più. Questa è l'ultima iniziativa che faremo, va bene, e poi andiamo tutti a Roma. Il discorso che fa preoccupare e fa arrabbiare, perché magari la politica non sta considerando veramente la problematica, perché questa situazione rischia di fare ancora più danni della pandemia. Altri oggetti da vendere, beh, sarebbero evidentemente troppo alti. Che cosa hanno deciso di fare in alcune città? Esporre in vetrina incorniciate le loro bollette. Le bollette di luce e gas finiscono in bella mostra, esposte nelle vetrine di negozi e locali. Da Cremona a Firenze, l'iniziativa di Confcommercio Bollette in Vetrina ha già registrato l'adesione di tanti commercianti. Noi non vogliamo e non possiamo scaricare l'enorme peso di questi eccessi che superano il 500% dei costi sulle spalle della nostra clientela, che è il bene più prezioso delle nostre attività, e chiediamo quindi al governo di fornirci di un adeguato e tempestivo credito d'imposta da compensare questi eccessi, e chiediamo un tetto al costo energetico se vogliamo salvare ancora le nostre imprese. In queste ore i commercianti stanno ricevendo da Confcommercio le cornici in cui appendere le bollette, una provocazione per mostrare a tutti l'aumento, in alcuni casi esorbitante. Da 6,47 è andata a 1.707 euro. Pagare i miei dipendenti, pagare quella bolletta, se non aumento prezzi non ce la faccio. Da 1.001 a 3.791. Voglio far capire alla gente che il sacrificio c'è, però questo è esagerato. 22.105,96 credo che sia inaccettabile. È bene che i clienti sappiano quello che noi stiamo passando, perché io sono 39 anni che sono in questo locale e mai era successo una cosa simile. Da 1.998,87 euro siamo arrivati a 10.242. Quintuplicata la bolletta, è quintuplicata. Cioè, se continuano così ci rovinano veramente. Non ci sono solo le bollette, guardate.
L'energia si fa sentire sotto forma di fatture da pagare con luce e gas che in alcuni casi hanno visto triplicare i propri costi. Una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti dei listini e la sospensione dell'attività in attesa di un intervento da parte del governo. Ed è per denunciare questa situazione che in diverse città italiane è scattata la protesta dal nome Bollette in Vetrina, un'operazione di trasparenza a livello nazionale per mostrare ai cittadini la situazione che vivono le imprese, per spiegare ai clienti perché stanno pagando il caffè un po' di più, con il rischio nei prossimi mesi poi di ulteriori aumenti. La guerra in Ucraina, ora due conseguenze di questa emergenza gas, con il caro energia, le bollette in vetrina, per spiegare ai cittadini le difficoltà degli esercizi commerciali, è questo che fanno gli esercenti. Andiamo a Firenze, dove è partita questa iniziativa contro i rincari dell'energia. Sentite. È da questo caffè nel centro di Firenze che l'onda si è propagata in tutta Italia. Un semplice cartellone tra i tavolini per mettere in piazza quanto i costi dell'energia siano diventati insostenibili per il commercio. Stessi mesi a confronto, un anno dopo i conti sono irriconoscibili. Da qui la domanda alla politica, incapace, secondo il proprietario, di trovare soluzioni. Il problema non è mio, dell'angolo di Piazza San Marco, non si muoveva nessuno, benché sia un caffè storico, ma credo che questo è un problema che avvolge un pochino tutta l'Italia e la politica l'ho vista molto assente. Di fatto noi ci troviamo in questo momento con delle spese insostenibili, non vediamo finora segnali in qualche modo di tutela, qualche iniziativa dovremmo farla. L'iniziativa è stata rilanciata da Confcommercio e secondo il presidente fiorentino dell'associazione di categoria è un modo per condividere una preoccupazione. È una legittima difesa di chi sta vivendo un momento drammatico, perché assistere da testimoni impotenti mentre le nostre imprese rischiano il default fa male al cuore. E siccome i bar e i ristoranti sono la casa fuori casa degli italiani, sono i luoghi in cui ci si parla, ci si confessa, si crea un rapporto straordinario, abbiamo avvertito proprio da noi, da imprenditori, che siamo sempre al pubblico, questa grande solidarietà delle persone, dei nostri clienti. Non solo bar, ad unirsi alla protesta sono anche le altre tipologie di esercizi commerciali, i ristoranti, i negozi di accessori per moto. Se non dovessero essere ascoltati, qualcuno pensa già a nuove mosse. Un esempio, spegnere le luci nelle vetrine e lasciare le città al buio e forse così anche meno sicure. Chiara Caleusca, TG24, Firenze. Le bollette del gas ci sono aumentate del 40-50%, mentre le bollette della corrente sono aumentate in alcuni casi anche del doppio. Devo specificare solamente che questo aumento è iniziato nel novembre del 2021, perciò è iniziato 4 mesi prima della guerra in Ucraina. Io fortunatamente non uso il gas, non ho canna fumaria e per la mia attività uso soltanto la luce. È praticamente più che triplicata la bolletta rispetto all'anno scorso. Io pago pochissimo dei gas perché non uso i riscaldamenti, perché ho i condizionatori e non uso i riscaldamenti. Però alle stesse condizioni in cui io faccio adesso, facevo prima. Prima pagavo 250 euro ogni 2 mesi tra luce e gas. Oggi io pago 300 euro solo di luce ogni 2 mesi. Sto preparando le candele perché dalle 20 alle 20:30 spengiamo tutte le luci per far capire ai nostri clienti, quindi all'opinione pubblica, le difficoltà che stiamo avendo con gli aumenti dell'energia elettrica, che sono veramente insostenibili. Beh, nell'ultima bolletta c'è stato un costo triplicato, da 2.300 euro a 6.950. Il costo al kilowatt è passato da 0,11 centesimi a 0,44. Credo sia necessario un intervento da parte del governo che in qualche modo faccia ridurre questi costi. E proprio... Scusate. I rincari mettono in ginocchio i piccoli commercianti, costretti a volte a rivedere i listini, e quindi non si ferma l'iniziativa della Confcommercio, Bollette in vetrina l'hanno chiamata, per sensibilizzare proprio i consumatori. Sentiamo Marino Cancellari.
Noi siamo qui da 200 anni, ne abbiamo passate un po' di tutti i tipi, da guerre a pandemie, siamo ancora qui sperando di poterci rimanere ancora e chi di dovere ci dia una mano per farlo. L'aumento esponenziale del costo dell'energia sta mettendo in serie difficoltà tutti. Per chi ha un negozio, un bar, un ristorante, un qualsiasi esercizio commerciale, la situazione è ancora più grave. Siamo arrivati a dei livelli veramente assurdi. Da un anno all'altro abbiamo più che raddoppiato le imposte, conseguentemente però le nostre attività lavorano anche meno a causa della pandemia. Dallo storico bar di Mercato Saraceno al circolo del tennis di Forlì la situazione non cambia. Tutti i mesi aumenta, non sappiamo di quanto aumenta, noi speriamo sempre che sia l'ultimo aumento, ma invece qui arrivano costantemente, ecco, non si fermano. E da quello che ci sono le proiezioni sentite in giro, il gas aumenterà sempre di più. Confcommercio ha lanciato su tutto il territorio nazionale l'iniziativa Bollette in vetrina. Una denuncia, un appello disperato per un intervento che solo il governo può fare. Su una bolletta di 2.000 e passa euro ci sono 1.000 euro di oneri di sistema che non sono altro che delle accise e delle tasse, quindi basterebbe mettere mano a questo perché il governo in questo momento ci sta guadagnando, così come qualcuno ci sta guadagnando su questa situazione. Le luci della città, ma le aziende non possono chiudere, le aziende produttive non possono chiudere, perché vorrebbe dire fermare economicamente ancora una volta il paese, e quindi un aiuto sia alle famiglie, ma un aiuto anche alle aziende. In questo momento si stanno riprendendo. Confcommercio dice che sono a rischio 120.000 imprese, vuol dire 370.000 sì, posti sì. Di lavoro. Questa deve essere una risposta che deve dare questo governo e chi si candida a gestire l'Italia da novembre in poi. Evi, da sempre lei con Europa Verde ripetete che sarebbe necessario tassare al 100% gli extra profitti, però è andato a Lucca dove un gruppo di ristoratori in segno di protesta ha deciso di affiggere la bolletta all'ingresso dei propri ristoranti per far vedere la bolletta di un anno fa e la bolletta di oggi. Marcello, ce la leggi tu? Ecco qua. Ecco qua Simona, buongiorno da Piazza Anfiteatro, buongiorno da Lucca. Siamo davanti a un ristorante che ha deciso di mettere proprio in mostra le cifre delle bollette. Giugno 2021, giugno 2022, 757 euro contro 1.539, più del doppio, un 60% in più. Qui era giugno. Luglio invece 869, 1.621 euro quest'anno. Simona, essendo poi in una zona turistica molto bella, raddoppiate, guarda la zona, queste sono le bollette della luce, tu pensa che praticamente l'aria condizionata la si usa il giusto, anche perché si mangia prevalentemente fuori, però le cifre sono esageratamente alte e c'è la preoccupazione, abbiamo sentito il programma, sia per il gas che per la luce per la stagione che verrà, settembre, ottobre, novembre e via andare. Qua con me a rappresentare categorie di ristoratori e non solo della lucchesia, facciamo parlare Simona, buongiorno Simona, si avvicini per favore. E lei è la titolare del ristorante che ci ospita in questa piazza bellissima. Ma qua cosa possiamo fare? Cosa si può fare di più? Queste bollette fanno paura. Intanto io rubo delle bollette, ne vedo altre, Simona, 1.800 euro. Cioè, bollette veramente esagerate per altri ristoranti. Qua abbiamo ecco, una pasticceria Marcello, intanto che fa... voglio quanto... chiedere, chiedi loro intanto come fanno in questo momento 5.000. A far fronte a questi rincari. Cioè, quali misure sono già stati costretti a prendere? Allora, non possiamo ridurre assolutamente i nostri consumi. I nostri consumi sono ridotti al minimi, quindi teniamo acceso tutto ciò che ci serve esclusivamente per lavorare, quindi non possiamo ridurre niente. Quello che possiamo fare è chiedere degli aiuti assolutamente urgenti, non possiamo attendere un nuovo governo, gli aiuti devono arrivare adesso, dobbiamo affrontare un inverno, non possiamo permetterci una nuova chiusura, per non chiudere noi abbiamo bisogno di aiuti. Gli aiuti sono sui tavoli, sono in discussione, possono essere quelli del credito d'imposta, non venite a parlarci di dilazioni, perché le dilazioni sono un palliativo. Quindi certo, vuol dire che non pago oggi, ma poi pago comunque domani e il problema si ripropone. Cioè, arriviamo già da due anni di pandemia, dite voi, e quindi giustamente abbiamo già il carico di due anni di chiusura. Abbiamo dilazionato quello che potevamo dilazionare.
Esatto, quindi noi dobbiamo stare aperti, lavoriamo in città d'arte, dobbiamo dare dei servizi ai nostri cittadini, ai turisti, non possiamo permetterci sicuramente di chiudere. Senta, signora Simona, però so che voi una proposta per cercare di ovviare al rincari energetici l'avevate fatta. Noi quello che chiediamo come intervento è, può essere soltanto il credito d'imposta, cioè per avere una liquidità e avere la possibilità di tenere i nostri locali aperti, l'unica è il credito d'imposta. Anche perché, cioè, o pagate le bollette o le pagate, perché non si può fare altrimenti, perché a Lucca in città cosa non si può fare? Non si può fare sicuramente fotovoltaico, potrebbe essere una soluzione. Ecco, voi avevate chiesto di poter mettere, se non sbaglio, i pannelli sui tetti delle vostre attività in maniera tale da... Poteva essere una soluzione. E invece? Però in questo momento sovrintendenza, centri storici non ci ha permesso. E non solo, Simona, non solo centri storici, perché abbiamo anche una rappresentante che sta fuori dalle mura storiche, quindi non centro storico, comunque siamo vicini, ha una pasticceria, un bar pasticceria, con una bolletta l'abbiamo vista a 5.064 euro, a lei servirebbero alla grande i pannelli fotovoltaici, invece la risposta è? No, non li possiamo fare assolutamente, anche perché comunque abbiamo l'attività instabili che hanno un condominio, fanno parte di un condominio, quindi no, non è che è una decisione che spetta soltanto a noi, e comunque c'è la sovrintendenza che, essendo appunto in prima periferia, non ci consente questa soluzione. Quindi è sempre solo la sovrintendenza che dice no, collega, non è una questione quindi di vincoli paesaggistici. È una questione di sovrintendenza? Sì, la sovrintendenza sicuramente, poi comunque vincoli paesaggistici? Vincoli paesaggistici, sì. Ecco Simona. Tanto se vuoi andiamo allora a vedere altre bollette, un attimo, qua abbiamo Marcello, un 2009. Sì, lo vedo, okay. Lo immagino, la situazione veramente è incandescente, però voglio tornare da Toccalina. Sentito, in questo caso anche le sovrintendenze, e non è la prima volta che noi raccontiamo qui in diretta quanto anche l'impegno e la buona volontà dei cittadini sia ostacolato poi da una burocrazia che non aiuta. Non si può in questo caso... Per chi produce energia elettrica. Gelsomina Testa, GR2. Bollette in vetrina per testimoniare l'aumento vertiginoso e giustificare l'aumento dei prezzi dei prodotti. Prosegue in tutta Italia l'iniziativa di FIPE Confcommercio. Molti gestori di bar o ristoranti che hanno aderito per contestare tariffe divenute spesso insostenibili. Il prezzo in più rispetto allo scorso anno. E il caro bolletta sta mettendo a dura prova le tasche delle famiglie e delle imprese italiane, mentre il governo e l'Europa annunciano provvedimenti, si moltiplicano le iniziative di protesta. A Roma, tra gli esercenti, c'è chi sta esponendo in vetrina le bollette. Il servizio è di Gemma Giovannelli. A parità di assorbimento di metri cubi, perché qui parliamo di gas, 6.870 euro luglio 2022. Il passo a questo punto è da 3-4 volte. Le bollette del gas e dell'elettricità in bella mostra sulle vetrine e alla cassa di bar e ristoranti della capitale. Quella dell'ultimo mese è quadruplo, praticamente il costo del kilowatt era di 11 centesimi, adesso è arrivato a 44 centesimi al kilowatt, è veramente un qualcosa che non possiamo più gestire. A rischio chiusura non solo bar e ristoranti, ma anche alberghi, piccolo commercio, grande distribuzione. Le bollette in vetrina è il grido d'allarme degli esercenti. L'iniziativa di FIPE e Confcommercio vuole sensibilizzare i romani, i turisti. Per dimostrare ovviamente il fatto che il costo di gestione sta aumentando. L'iniziativa è positiva, perché pure io, essendo un artigiano, sono a conoscenza di queste situazioni qua. Aumenti? Sì, abbiamo aumentato il caffè di 20 centesimi al banco, mentre fuori è di 1,50 euro. Ragazzi,